Incidente sul lavoro ad Isola Vicentina. 32enne rumena finisce con i capelli impigliati negli ingranaggi del nastro trasportatore del reparto imballaggi della DHL Supply Chain Italia. La donna, assunta con contratto interinale, era addetta allo smistamento dei pacchi. L'incidente alle 8 del mattino. Le grida di dolore hanno richiamato l'attenzione di un addetto del reparto vicino che ha bloccato il nastro e avvisato il SUEM. Sul posto anche lo SPISL e i vigili del fuoco che l'hanno liberata. Trasportata per accertamenti all'ospedale è stato riscontrato un trauma al cuoio capelluto. Curata è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni. Per la donna tanta paura, ma poteva finire peggio. Resta ora da fare chiarezza se era da solo in reparto e se sì per che, oltre alle opportune verifiche, se si sia trattato di una disattenzione o di un problema del macchinario. L'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. Solo 2 giorni fa, martedì 20 luglio, i sindacati erano scesi in piazza a Vicenza per una manifestazione regionale proprio sul tema della sicurezza sui posti di lavoro, dove si è stigmatizzato l'aumento nella nostra regione degli incidenti sul lavoro precario. Meno precarietà, meno catene di appalti e subappalti e più lavoro stabile di qualità, a cominciare dalle donne e dai giovani.